Allora, sì, solo brevemente per spiegare, intanto anticipo il voto contrario a questo emendamento, proprio perché all'interno dell'emendamento che andrà aggiunto al termine del deliberato, in particolare al punto C che appunto citava la collega Celli, evitando, questo ovviamente ripeto solo per le nuove future concessioni, quindi per quello che riguarderà il nuovo piano di settore, evitando autorizzazioni ai sensi del regolamento edilizio, va da sé che a titolo solo esemplificativo, ho portato bagni, ristoranti, eccetera, è chiaro che anche il bagno necessita di autorizzazioni ai sensi di questo regolamento, pertanto laddove vogliamo circoscrivere l'azione, diciamo le azioni concesse all'interno di quel punto verde infanzia, abbiamo deciso di limitare in questo modo diciamo, i requisiti che dovrà avere il punto verde infanzia. È solo per questo che viene escluso anche il servizio del bagno. Questo poi ci aiuterà anche in un futuro, proprio per quello che è anche previsto e chiarito all'interno delle note ministeriali, ci aiuterebbe anche in futuro a distinguere quelle che sono le caratteristiche tipiche di un'attività piuttosto che un'altra. Associando appunto il punto verde infanzia più ad un parco giochi appunto che ha un'attività come il parco divertimenti o altro insomma simile, naturalmente dobbiamo per forza distinguere anche per questi versi e semplificare anche l'azione amministrativa che verrà rivolta appunto agli spettacoli viaggianti, limitando anche tutte le azioni future per quello che sarà il piano di settore all'interno dello stesso Dipartimento Ambiente. Quindi questa serie di azioni e di autorizzazioni che escludono tutto quello che non riguarda le autorizzazioni del Dipartimento Ambiente faciliterà in un futuro il controllo. Naturalmente tutte invece le autorizzazioni fino ad oggi concesse che contribuiscono appunto ad offrire maggiori servizi agli spettacoli ai punti verde infanzia ad oggi esistenti, seguiranno alle conferenze dei servizi e quindi continueranno ad insistere. Grazie consigliera. Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto su questo subemendamento? Mi Posso scusi, io? Presidente, è caduta la linea. Sì, Sì, mi sente? sì, aveva Quindi, tanto concluso, tutti gli consigliera? autorità, dicevo, gli esistenti naturalmente continueranno ad insistere laddove saranno appunto autorizzate dai dipartimenti competenti in sede di conferenza. Sì, grazie, ho concluso. Vabbè.